Possiamo finalmente dirlo, è appena cominciata la vera bull run per Bitcoin e le maggiori altcoin. Bitcoin tocca gli 82 dollari di all time high. Hi guys, qui è Ryan, il vostro cripto analista di fiducia e in questo video, guys, devo assolutamente aggiornarvi su quello che sta succedendo sul comparto delle crypto looter perché stiamo vedendo Bitcoin che sta quotando esattamente 81.745 dollari, manca meno di un 20% per arrivare alla sogna che tutti stanno aspettando ormai da più di sei anni. Di Bitcoin a 100.000 dollari. Una domanda che molti si stanno facendo, ma quando potrà esserci veramente la Bitcoin Season? Ci siamo già dentro, e quali sono tutti i parametri da andare a monitorare? Guys, in questo video andremo a scoprirlo. Ma prima, iscrivetevi al canale, lascia un like, ma soprattutto attivate quella maledetta campanellina perché questo fa la differenza da perdere soldi sui mercati e invece essere profittevoli. Guys, partiamo immediatamente con uh, la visuale su Coin300 e vediamo e diamo un contesto a questa analisi, infatti vediamo una performance strabiliante di Bitcoin Plus. 2,86% quotando un prezzo a 81.777 dollari Ethereum torna sopra i 3.100 dollari seppur in perdita dello 0,57% nelle ultime 24 ore infatti sta quotando un prezzo a 3.173 dollari Solara più 2,46% torna sopra i 210 dollari diciamo che la positività diciamo è attribuita sul compatto dell'Hellcoin soprattutto sulle maggiori BAM abbiamo Dogecoin guadagnando 20%. 20,4%, Shiba Inu 10,95%, Pepe più 2%, e Floki qui abbiamo una performance del 12,88%. Ma quel che interessa a noi è andare a vedere cosa sta succedendo su Bitcoin. Siamo definitivamente dopo la rottura e la conferma weekly, che Bolle Mostarbero ha dato che. Oggi lunedì e pochissime ore fa, meno di 12 ore fa, si è conclusa la candela settimanale, che è stata una candela strabiliante. Abbiamo avuto un'apertura a 68.620 dollari, bensì una chiusura a 80.400 dollari. Più 17 al 0,9% in una singola settimana di performance per Bitcoin, ovvero più 11.726 dollari per ogni singolo bitcoin che abbiamo incrementato, abbiamo accumulato nella settimana scorsa. Infatti, guys, attualmente siamo ancora al di sopra del livello di chiusura della settimana scorsa, più 82.770 dollari. Infatti, vediamo, guys, come stiamo vedendo una continuazione verso rialzo. Abbiamo confermato una rottura del massimo, anzi, dalla rottura del massimo possiamo andare a quantificare una performance del 12,96%. Questo vuol dire che stanno entrando nuovi capitali, stiamo vedendo sempre più tether che sono stati in durante le scorse ore, ciò vuol dire capitali in sul mercato, abbiamo confermato questa inversione, questo pattern ovviamente di inversione e conferma rialzista, ovvero la chiusura del Mac settimanale e switch di volumi da negativi a positivi, ma soprattutto anche lo switch del mobili. Questo, infatti, a livello statistico ci riporta come l'ultima volta che era successo. Abbiamo visto un Bitcoin che si trovava eh, appunto in ottobre del 2023, metà ottobre del 2023. Quando abbiamo visto questa performance, poi abbiamo visto. Bitcoin andare a confermare fino alla chiusura successiva un top a um, 73.500 dollari e questo vuol dire che abbiamo avuto una performance del 175% non so effettivamente se potremmo avere una performance del genere se dovessimo andare a replicare questo pattern e andiamo a prendere dal momento dell'incrocio un 176% vorrebbe dire andare al di sopra dei 150.000 dollari forse qualcosina di più ma stiamo più così Effettivamente siamo in price discovery, non abbiamo dati a livello statistico e ci potrebbe far capire come e dove potrebbe invertirsi il prezzo per adesso stiamo andando letteralmente la FOMO sta aumentando e lo stiamo vedendo attraverso vari parametri come per esempio i dati di ricerca riportati da Google Trends che ricordo che stanno a rappresentare soprattutto quando i retail investors stanno in entrando in questo mercato vediamo un'impennata verso i 34, siamo ben long time dai massimi storici che abbiamo toccato ormai a dicembre del 2017 anche se nello scorso ciclo, ricordo che abbiamo toccato livelli più o meno di 67. Quindi, guys. Potremmo vedere un aumento delle ricerche, sicuramente. Questo potrebbe portarci indirettamente la uh, conferma che stiamo vedendo nuovi trader, nuovi investors investitori. Comunque, sia che vogliono speculare, diventare ricchi in breve termine in questo mercato. Ciò cioè, vuol dire le persone che potrebbero essere rappresentate come la nostra liquidity exit. Perché, guys, ricordatevi che in questo mercato chi compra, nello stesso momento, ricordatevi che c'è qualcuno che sta vendendo, vendendo molto probabilmente perché ha acquistato Prezzi molto minori, infatti. Guys, io vi consiglio di andare a sotturare una strategia di uscita perché, effettivamente, se siete entrati a dei livelli molto bassi è anche vero che Bitcoin potrebbe arrivare a 100 mila dollari, al di sopra dei 100 mila dollari ma è in questi momenti che dobbiamo avere le palle d'acciaio dobbiamo andare a rispettare il nostro trading plan, il nostro investing plan e andare ad sezionare e soprattutto suddividere le uscite a mercato perché l'ora più grande che un investitore potrebbe fare è non andare a vendere perché spera che l'asset, in questo caso di Bitcoin possa arrivare sempre più in alto verso l'infinito, ma parliamoci siamo appena all'inizio di un ciclo rialzista, ma non potrà protrarsi per sempre, quindi andate a strutturarvi una buona. Exit strategy. Comunque, guys, in molti si stanno chiedendo quando potrebbe esserci la altcoin season. Effettivamente, stiamo vedendo una struttura molto interessante. Vediamo come sul grafico Ethereum Bitcoin abbiamo rotto dal basso verso il rialzo questa trend line che ormai ci teneva al di sotto dal, dal, a partire dal 12 agosto del 2024. L'abbiamo rotta e pare la stiamo ritestando. Qualora dovessimo vedere un impulso verso il rialzo che ci porta magari a rottura degli 0.0. 0,43 Allora possiamo andare a definire che Ethereum sta overperformando Bitcoin. Negli ultimi due sessioni, a partire da ieri e ieri l'altro, comunque vediamo come la maggior parte dell'interesse, nonostante che le altcoin stiano comunque performando molto bene, e come abbiamo visto prima, abbiamo anche un Ethereum che è tornato al di sopra dei 3.177 dollari. Come vi dicevo, siamo rientrati nella fase rialzista. Finalmente abbiamo rotto il livello dei 2.900 dollari, che era uno dei livelli più importanti che dovevamo assolutamente andare a rompere. Comunque, guys, sta... Performando meno rispetto allo stesso Bitcoin, quindi vuol dire che ancora i capitali eh, per lo più stanno fluendo su Bitcoin e una rotazione di capitali potrebbe avvenire nel futuro. Ma come dicevo, guys, il catalizzatore numero uno, il dato numero uno, il grafico numero uno da prendere in considerazione è proprio Ethereum contro Bitcoin. Quando vedremo overperformare Ethereum su Bitcoin, allora potrebbe aspettarci e soprattutto inizierà la vera coin season. Abbiamo visto, volte qualcosa, come viene definito anche da Coin360, ma attualmente comunque l'interesse è tutto su Bitcoin. Voglio riportarvi comunque l'andamento statistico per novembre rispetto al Bitcoin Monthly Return Historical Index. Infatti, vediamo come siamo a più su novembre anche se ovviamente ci tengo a ribadire, ci tengo a puntualizzare il fatto che ancora mancano 19 giorni alla chiusura della candela mensile ed è di conseguenza alla chiusura di questo dato. Vediamo come ancora non abbiamo raggiunto le performance dello scorso CTO di Halding. Effettivamente vediamo come a livello di bande e area. Non siamo minimamente vicini. Quando abbiamo toccato il primo time high, verso i 60 mila dollari, nel lontano aprile del 2021, ovviamente, poi abbiamo giocato il low time high effettivo, poi abbiamo. Ha avuto dei, dei volumi più bassi, però effettivamente ancora le performance non sono state sintomo di un possibile top. Infatti, se prendiamo in considerazione l'ultimo ciclo di Aldi, ovvero l'albing del 2020, abbiamo avuto un più 40% di performance in novembre. Qualora dovesse andare a replicare questa performance, vorrebbe dire andiamo a vederlo direttamente sul nostro grafico di Bitcoin. Prendiamo appunto. Bitcoin su Binance, andiamo a prendere il grafico mensile, vorrebbe dire un Bitcoin che arriva esattamente verso i 100.000 dollari in quella zona lì. Ora non sto dicendo che per forza debba succedere uno scenario sinigare, però comunque tenete in considerazione che siamo sempre a novembre, siamo sempre post halving e a novembre abbiamo avuto un ritorno medio del 44,24% con una mediana che secondo me è quella più affidabile del più 10,82%. Dire è vero, Ryan, abbiamo visto un più 43% nel 2020, ma ti ricordi cosa è successo nel 2016? Effettivamente qui abbiamo avuto un ritorno molto più basso del 5,42% ed è per questo che secondo me dobbiamo attenerci ad una performance mediana di Bitcoin tenendo in considerazione ovviamente che siamo nell'anno dell'Alben, quindi con una situazione dal punto di vista di regolamentazione, visto che Campo ha vinto le elezioni presidenziali del 2024 e quindi ci aspettano presumibilmente 4 anni positivi per quanto riguarda la regolamentazione pro crypto che verrà adottata negli Stati Uniti e di conseguenza, guys teniamo bene a mente se prendiamo in considerazione il Rainbow Charts, vediamo come ancora siamo nella fase verde i top negli scorsi cicli di Halding li abbiamo raggiunti quando siamo arrivati molto vicini alla banda rossa l'ultima banda rossa, man mano che passa il tempo abbiamo sempre meno esposizione verso il rialzo verso la banda rossa, infatti diciamo che i massimi storici scorsi abbiamo toccati quando siamo arrivati al culmine anzi diciamo alla linea di Confine tra la banda arancione e la banda rosso intensa. Quindi, guys, tenete ben bene a mente che ancora siamo nelle fasi primordiali secondo diverse chart di questa performance di Bitcoin. Guys, nuovissima promo per i nuovi iscritti di Bing X fino a 4.500 dollari li tirabili. Per quanto riguarda Arix, che è una mem coin interessante, infatti, guys, se vi iscrivete attraverso il link che lascio qui sotto nel box e andate ad effettuare le varie task, io ovviamente vi lascerò tutti i termini e commissioni qui sotto. Ad esempio, se verificate i QIC, riceverete 100 USDT di buono di bonus, che è questo ovviamente sempre per il MercatLife Futures. Ma man mano che andiamo a fare dei trading spot, avete diversi buoni di bonus che potete addirittura anche ritirare. Stiamo parlando di un buono di bonus che è destinato soltanto ai primi 100 più veloci, quindi guys, affrettateli se volete approfittare di questa euforia dei mercati e avete bisogno di un exchange. Guys, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto attivate questa maledetta campanellina perché questo fa la differenza per tra perdere e soldi sui mercati e invece essere servitevoli. Da Raine è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bye!